Joao Conte 2024 a Gaetano Piro. Buonasera a tutti, sono veramente onorata, molto emozionata e commossa di ricevere questo riconoscimento per mio padre. E, le esperienze della vita mi hanno insegnato ad accogliere le emozioni nel bene e nel male, perché aiutano a crescere, a diciamo anche ad apprezzare la vita come dono. E ringrazio appunto il dottor Chiaverini, Roberto, Dario, il comitato d'onore, tutta l'accademia, anche mio padre, perché sono certo, qui stasera certo, con grande emozione. Sì. E poi mi riallaccio insomma a quello che si diceva all'inizio a proposito della violenza, così l'arte, gli artisti danno un grande contributo secondo me a combattere la violenza, ma anche usare il termine combattere forse è inappropriato, perché ci si pone allo stesso livello della violenza. Secondo me la violenza va vista come assenza di luce e l'arte invece come portatrice di luce, quindi attraverso la cultura dell'arte e della gentilezza si può, diciamo, in qualche modo portare luce sugli aspetti negativi che purtroppo stanno dilagando. Ecco, volevo dire. Comunque, e ringrazio. Sei una persona, perché noi ci sentiamo qualche volta, che in questi anni ha dovuto affrontare situazioni anche difficili, sì, molto, molto difficili, difficili. Sì. Prima papà, poi la mamma, poi una serie di situazioni che comunque non sono mai facili da accettare, da gestire e da accettare, sì. La vera vita ci pone di fronte a delle domande alle quali dobbiamo dare risposte e dobbiamo cercare. E non è sempre semplice dare delle risposte, certo. Però fa parte purtroppo, o per fortuna, del percorso di vita che in qualche modo serve a... Poi quando non ci sentiamo per parecchio tempo ci penserai mail 2 anni dopo a rinviare il testo, va benissimo. Esatto. Va benissimo. Sì. Va bene, consigliamo. Grazie. Grazie. Sì. Il premio Lao Conte Gaetano Piro e il premio della Academy, della Presidenza, a Tiziana Piro. Tiziana è un ingegnere, quindi è anche un insegnante. È una donna impegnata su più fronti. Grazie.